Anticipazioni Terra Amara. Unkar scopre che Garfur e Sanie sanno dove si trova Gulten. Nelle prossime puntate, la signora Yaman sorprenderà la caposala e suo marito nel loro nascondino. Garfur non sopporta più la situazione che si ritrova. Gulten ha scelto di rimanere a lavorare a casa di Yilmaz. Questa decisione ha messo il coniuge in una situazione complicata. Insieme a sua moglie ha deciso di nascondersi in una delle baracche più lontane della villa, per alcuni giorni, per poi tornare e raccontare ai suoi padroni di non aver trovato Gulten. Sono stanco, mi manca mio letto, la mia casa, e anche tu, dice Garfur. Tuttavia Sanier lo rimprovera, se i capi ti vedono, ci metteremo nei guai. Ricorda che pensano che tu sia a Istanbul, in cerca di tua sorella, non essere sciocco. Mentre Garfur dice alla moglie che potrebbe nascondersi nella loro casa perché è convinto che Unkar non scoprirebbe mai quello che stanno tramando. In quel momento la matriarca entra nella stalla e sorprende la coppia. La signora da diversi giorni sospettava che Sanier nascondeva qualcosa. Ha iniziato a pedinarla fino a quando trova la coppia, confermando così i suoi sospetti. La signora sarà molto amareggiata con la coppia e non esiterà a chiedere di sapere immediatamente la verità. Sanie e Garfur inevitabilmente non avranno altra scelta che rivelare dove si trova Gulten. Dopo questa scoperta, Unkar chiama immediatamente Gulten, minaccia la giovane, le dice che se non torna in villa, Garfur, sua cognata, e il bambino che aspettano si ritroveranno in mezzo a una strada. In quel momento la giovane scopre che diventerà zia. Per tale ragione prepara la valigia e lascia definitivamente la casa di Fekeli. Quando rientra alla fattoria della famiglia Yaman, Unkar chiederà a Gulten perché l'ha tradita e ha scelto di lavorare per i suoi rivali. La giovane racconta alla signora che suo fratello aveva organizzato per lei un matrimonio con un uomo anziano, padre di 4 figli, e che lei ha provato a suicidarsi quando per fortuna Yilmaz l'ha salvata. Unkar, dopo aver ascoltato le parole della domestica, difenderà Gulten e si arrabbia molto con suo fratello. La matriarca Yaman non permetterà che Garfur si approfitti di sua sorella, quindi lo rimprovera e le dice che l'unico motivo per il quale non sarà licenziato è perché sua moglie aspetta un bambino. Non dire nemmeno una parola, ti devi soltanto vergognare, Garfur. Come hai potuto obbligare una giovane a sposare un anziano con 4 figli? Da oggi in poi non dovrai più disturbare Gulten, e se risuccede tu e tua moglie lasceranno immediatamente casa mia, dice la matriarca con un certo disprezzo. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video scriviti al canale.